Ripartire dall'eccellenza è il titolo dell'incontro che ha visto protagonista la giornalista di origini piacentine Milena Gabanelli, per anni autrice e conduttrice di Report, trasmissione di video inchieste giornalistiche, e ora al Corriere e alla Sette, invitata all'Università Cattolica di Piacenza per una lezione della Facoltà di Economia e Giurisprudenza. Gabanelli sprona i giornalisti a osare e tutti i cittadini a informarsi prima di compiere scelte. Quando è ora di scegliere il soggetto a cui dare le chiavi di casa, magari spendere un po' di tempo a informarsi chi è, cosa ha fatto prima, no? Cosa che non mi risulta che venga fatta, basta che uno parli bene, racconti tante belle cose e ci si crede. Dopodiché i risultati sono questi. Allora abbiamo capito che le parole non bastano. Lei se entra in sala operatoria vuole sapere di che partito è Tizio, il chirurgo che la opera? No, però vuole sapere se le operazioni che ha fatto quel chirurgo sono andate a buon fine o se gli sono rimasti un po' sotto i ferri, perché in tal caso dice anche no. Ecco, va fatto anche quando si fanno le scelte cruciali, no, per il paese. L'eccellenza dalla quale ripartire, quindi anche l'informazione? Bisogna osare. Cioè, a me non è mai stato censurato nulla. Ho lavorato per anni in un'azienda dove dicevano «Ah, ma ti censurano!» Adesso lavoro per un grande quotidiano. Non mi è mai stato detto questo argomento no. Quindi vuol dire che le cose si possono fare bene. E io non penso di fare nulla di particolarmente eroico. Cioè, ma semplicemente, insomma, cerco di costruire una informazione documentata e che vada più in là dell'ovvio e del banale. Come si combattono le fake news? Ci sono sempre state le balle. Diciamo che adesso il mezzo le moltiplica e le amplifica e le rende disponibili a chi che sia. Intanto le notizie false si combattono con le notizie vere. Ti racconto una verità un po' più oggettiva di cui ho prova. Grazie. Passando alla strettissima attualità, l'episodio avvenuto ieri per il quale l'Italia è ancora profondamente scossa, San Donato, che cosa ci lascia, che messaggio ci lascia? Proporrei al Presidente Mattarella l'idea di conferire una medaglia ai carabinieri, al ragazzino che ha avuto un coraggio pazzesco e all'operatore del 112 che gli ha creduto.